Ciao a tutti, oggi prepareremo le lasagne alla zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e mezza circa. Gli ingredienti sono zucca rossa, parmigiano, lasagne, sale, pepe, noce moscata, burro, farina, latte, acqua, olio, vino bianco, scalogno e un'altra dose di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo il parmigiano all'interno del boccale e lo tritiamo per 10 secondi a velocità 10. Andiamo a metterlo da parte. Senza lavare il boccale, adesso andiamo a preparare la besciamella. Andiamo a mettere il latte. La farina. Il sale. La noce moscata. Il pepe, il burro, e andiamo a cuocere il tutto per 8 minuti a 90 gradi, velocità 4. La nostra besciamella è pronta, mettiamola da parte in un contenitore. Senza lavare il boccale, mettiamo lo scalogno e l'olio. Tritiamo per 5 secondi a velocità 7. Se fosse necessario riunire sul fondo. Adesso facciamo cuocere per 3 minuti a 120 gradi. Velocità 4. Finiamo sul fondo. Aggiungiamo la zucca. Cuociamo per 4 minuti a 100 gradi, velocità 1. Aggiungiamo il vino dal foro del coperchio e cuciniamo senza misurino per 3 minuti. Gradi, velocità 1. Aggiungiamo l'acqua. Il sale. Facciamo proseguire la cottura, chiudiamo col misurino per 20 minuti. Gradi, velocità 1.
Adesso aggiungiamo la besciamella. Frulliamo per 20 secondi. A velocità 5. Il nostro composto è pronto. Andiamolo a mettere da parte e iniziamo a comporre la nostra lasagna. Adesso andiamo a comporre la nostra lasagna. Iniziamo mettendo sul fondo una parte del composto. Iniziamo a posizionare la pasta. Con dei ritagli completiamo i laterali e andiamo a mettere di nuovo il nostro composto sopra la pasta. Adesso andremo a mettere un po' di parmigiano sopra per completare lo strato. E continuiamo così sino a completare la pirofila. Abbiamo completato l'ultimo strato con dei pezzi di zucca cruda. Andremo a infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti. La nostra lasagna è pronta, andiamo a impiattare. Lasagna alla zucca. Grazie e alla prossima ricetta.